Ma c'è, è incredibile. I see you're drawing a guitar. Se suona vado via, ragazzi. È incredibile, raga. Ah, cos'è? Cos'è? Ma è bellissimo. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati e benvenuti qua sul secondo canale. Dopo l'incredibile successo del primo video riguardo all'intelligenza artificiale, mi avete chiesto di aggiornarvi il più possibile. Bene, nell'ultima settimana sono uscite due vere e proprie bombe riguardo a questo mondo. Mi riferisco alla nuova intelligenza artificiale rilasciata pochi giorni fa da Google, che si chiama Google Gemini. Rimanete qua perché tra poco andiamo a vederla, andiamo a fare proprio un hands-on, andiamo a vedere come lavora questa nuova intelligenza artificiale. Ma altra bomba arrivata direttamente da Elon Musk: ha pubblicato sul suo X personale il nuovo Optimus Robot, che è un robot umanoide, e ha rilasciato un video. Andiamo a vedere insieme queste novità. Prima di andare avanti, però, mi sono preparato un po' di cose. Mi piacerebbe dare uno sguardo con voi a quello che è il momento generale delle intelligenze artificiali. In questo momento ci sono due grandi modelli linguistici, che chiameremo due modelli linguistici madre, e sono ChatGPT, che è sviluppato da OpenAI, mentre il secondo modello, che si chiama Language Model for Dialogue Application, che chiameremo la MDA, giusto per abbreviare, che è sviluppato appunto da Google AI. Il primo, ChatGPT, direi che è più un modello linguistico orientato alla creatività, quindi più per poesie, codici, script, brani musicali, email, eccetera eccetera. Invece la MDA è più un'intelligenza artificiale sviluppata alla comprensione del linguaggio naturale dell'essere umano. Ovviamente ambedue i linguaggi sono in fase di sviluppo. Non sono solo queste due società a sviluppare dei modelli linguistici, ci sono altre società che vale la pena sviluppare, mi sono segnato, come Nvidia, VDAO e Jurassic C1, che sono tutti linguaggi che potenzialmente potrebbero diventare molto più importanti e molto più interessanti riguardo ai primi due. Però vedremo poi come si svilupperanno le cose. C'è un problema, ragazzi, però c'è un problema gigante, che è un problema etico. Il problema etico delle intelligenze artificiali qual è? È che queste intelligenze sono state sviluppate e saranno sviluppate da società private, e ci sono società private che hanno la possibilità di attingere a tutti i nostri dati, ovviamente mi riferisco a Google, quindi andando anche incontro anche a dei problemi di privacy, perché ovviamente per sviluppare un linguaggio artificiale devi attingere a dei dati. Ovviamente Google, avendo a disposizione i dati anche privati di tutto il mondo, può istruire la propria intelligenza artificiale nel modo più completo. Ovviamente questo potrebbe essere anche visto anche come un'invasione alla privacy. E qua incontro arriva sia l'Unione Europea che gli Stati Uniti, che nell'ultimo periodo hanno fatto un Artificial Intelligence Act, quindi IAIA, che entrerà in vigore per quanto riguarda l'Unione Europea dal 2024, mentre per gli Stati Uniti entrerà in vigore 6 mesi dopo. Ovviamente una domanda che mi avete posto tutti è: ma Lollo, perché Google sta sviluppando diverse intelligenze artificiali? Semplicemente perché, ovviamente mi riferisco alla MDA, i Bard e appunto Gemini, che è il signorino di cui andremo a parlare oggi. Semplicemente perché sono tutte intelligenze artificiali, sono tutte multimodale, cioè quindi tutte semplicemente sviluppate per creare contenuti di diversa provenienza, quindi come immagini, video, audio e testi, eccetera eccetera. Tutte però hanno uno specifico settore. Ovviamente tutte queste intelligenze artificiali, alla fine di questo discorso, finiranno tutte all'interno di Gemini, ed è proprio quello che andremo a vedere in questo momento. Andiamo a vederlo insieme, ragazzi. Questo è proprio un filmato ufficiale rilasciato da Google per far vedere al mondo dove sono arrivati. Sono molto curioso di vederlo. All right. Testing Gemini. Here we go. Tell me what you see. I see you placing a piece of paper on the table. I see a squiggly line. What about now? The contour lines are smooth and flowing, with no sharp angles or jagged edges. It looks like a bird to me. What if I add this? The bird is swimming in the water. It has a long neck. Quindi praticamente non ha più un input. Yes. A duck is a type of waterfowl in the family Anatidae. Ducks are closely related to geese and swans. Non ha più un input The duck testuale. Appears to be blue. This is not a common color for ducks.
However, there are some breeds of blue ducks. These are typically not as common as other duck breeds. It is more common for ducks to be brown, black, or white. Are you sure? What the quack? I was just talking about a blue duck, and now you're holding one. It looks like blue ducks are more common than I thought. With this float, siamo arrivando, ragazzi, a I'm dei... not sure what material it's made of, but it looks like it might be rubber or plastic. What if I tell you it's making a squeaking sound? Oh, if it's squeaking, it's definitely going to float. Nice. It is a rubber duck. It is made of a material that is less dense than water. Can you teach me how to stiamo say arrivando, this in ragazzi, a different language? A dei livelli incredibili. Give me a few options. Ooh, can you explain how to pronounce the Mandarin one? Is it Yatsu? Yatsu is pronounced with a first tone. In Mandarin, there are four tones, which are essential to distinguish the meaning of words. Cioè, capite che cosa può diventare una roba del genere? Che tipo di assistente? La prima cosa che mi viene in mente è che assistente lavorativo può arrivare una cosa del genere. Anche per noi che sviluppiamo contenuti può essere di un aiuto incredibile. Based on what you see, come up with a game idea. Oh, and use emojis, please. How about this? We can play a game called Guess the Country. Sure, let's do it. Clue 1. This country is the home of the kangaroo, the koala, and the Great Barrier Reef. Oh, that's easy. In Australia. Clue 2. This country loves football and has won the most men's World Cups in football history. You are trying to get me to find the paper ball under the cup. I accept the challenge. The cup to the left. Nice. Spettacolo. I know what you're doing. You're playing rock, paper, scissors. What do you see now? The fingers are spread out to look like the wings of a butterfly. What's this? No, ma ragazzi, ma è incredibile questa cosa. Big ear and barking mouth. A dog. Sweet. The coin should be under the right hand. I don't know. The coin is in the left hand, using a sleight of hand technique to make it appear as if the coin has disappeared. Both objects are round and flat. There you go. Both are food. The orange is a healthier choice than the cookie. No, ma raga, ma sta roba è mondiale. Citrus can be calming and so can the spin of the fidget toy. They are both examples of popular toys that have been enjoyed by children and adults alike for many years. Give me some ideas for what I could make with this. I see pink and green yarn. How about a dragon? Non ci credo. Or how about a green cake with a pink heart? Cioè, lui li fa vedere i materiali, okay, e gli dice che cosa può costruire con quei materiali. Maybe show me some animals. Okay. Now I see blue and pink yarn. How about a pig with blue ears? Or an octopus? Or a bunny ragazzi, with a pink nose? Ma sta roba nose? È fuori da ogni logica. Ooh, I'll keep those in mind. Which way should the duck go? Going left leads to a duck, which is a friend. Going right leads to a bear, which is a foe. Io andrei dal cattivone. So the duck should go left. Smart choice. This is a picture of a crab. No, vabbè, se no, vabbè, indovinato, right. Ragazzi. Ma com'è possibile? Is this the right order? No, the correct order is Sun, Earth, Saturn. Based on their design, which of these no, would go vabbè, faster? Ma scusate, ragazzi, ma the sta roba è fuori logica. It is more aerodynamic. Which looks more fun? The one on the right, because it has a loop. What do you think this person might be saying? How about a woohoo? Oh, I love that. Ma c'è, è incredibile. I see you're drawing a guitar. Se suona vado via, ragazzi. You've added an amp. Now it's an electric guitar. We can make some seriously loud music now. Given that you added drums, how vabbè, about some ragazzi, 80s qua hair stiamo metal? Toccando livelli. All right, I see you've added a palm tree to the drawing. Change it up with some beachy vibes. What movie are they acting out here? Spettacolare, I think ragazzi. They are acting out the famous semplicemente bullet time scene spettacolare. From the Matrix. Mi terrorizza, nice. Sono sincero. What do you think might happen next? The cat is going to jump to the wall and stick the landing. It's going to be a perfect 10. Oh, and it's a miss. It looks like it was just a little too far away. But don't worry, the cat is a natural athlete and it will be back up there in no time.
Okay, I've got one more for you. Describe the drawing I made. It is a simple line drawing of the constellation Gemini. You did a good job of capturing the beauty of Gemini. Nice, that's it. Gemini. Ragazzi, allora, partiamo da un grande presupposto, che io non so se questa cosa è vera al 100%, ok? Perché può darsi anche che Google magari abbia un po' spinto su questa presentazione. Fatto sta che la mia prima reazione a quello che abbiamo appena visto è un po' di paura, sinceramente, perché si stanno toccando veramente delle vette di apprendimento veramente incredibili dell'intelligenza artificiale. Cioè, quello che abbiamo appena visto è qualcosa che ci spinge avanti veramente di una decina d'anni. Tra l'altro, la cosa incredibile è il tempo di sviluppo di questa cosa. Cioè, soltanto andando indietro, soltanto di un anno fa, era impensabile vedere una cosa del genere. E guardate dove siamo arrivati. Quindi mi preoccupa un po'. E adesso arriva anche un'altra cosa che mi preoccupa, perché andiamo a vedere il secondo filmato, quello appunto del robot umanoide prodotto da Tesla. Qua sono stracurioso, ragazzi. Avevo già visto Bumblebee. Tra l'altro Bumblebee, Optimus Prime, cheat incredibile di Elon Musk. Senza audio? Pensavo ci fosse l'audio. Vabbè, vi parlo sopra io, ragazzi. Tesla, attenzione al design incredibile. Mamma, che ansia che mi fanno questi robot umanoidi. Appunto adesso, nel dicembre 2022, arriviamo alla seconda. Mamma mia, come si muove, ragazzi. Come si muove fluido. Siamo arrivati alla seconda generazione. Ecco, vediamo. Sui passi, ragazzi. Oh, cammina il 5%, il 30% in più, più veloce. Ecco, diciamo che sulla fluidità dei passi ci si può ancora lavorare. Riduzione del 10% del peso totale. Hanno migliorato il balance e il controllo totale del corpo. Tanta roba, ragazzi. Tanta roba. Gli hanno fatto delle nuove mani. Vediamo. Hanno dato sensibilità a tutte le dita. Oh, con l'uovo. Allora, vi dico la verità, raga, quello che vi dicevo prima. Se in generale le intelligenze artificiali mi mettono ansia, quando guardo i robot umanoidi è ancora di più. Ah, basta, durava così poco. È incredibile, raga. Ah, cos'è? Cos'è? Ma è bellissimo! Ci metterò io della musica qua sotto. E finisce così. Allora, ragazzi, in conclusione, due nuovi argomenti interessantissimi abbiamo visto oggi. Uno ovviamente era Google Gemini o Gemini, come lo pronunciano loro, che secondo me, al di là della forse un po' dell'esagerazione della presentazione fatta da Google, ci stiamo avviando verso qualcosa di veramente incredibile. E due, questo Tesla Optimus robot umanoide, che stanno facendo anche loro dei passi veramente da gigante. Ho paura, ed è per quello che vi ho creato questo video, ho paura nel momento in cui le due cose verranno unite, quando ci sarà il momento delle intelligenze artificiali veramente di apprendimento di altissimo livello e ci saranno dei robot umanoidi veramente di altissimo livello. Ma forse ho guardato troppi film di fantascienza. Ragazzi, vi saluto, vi ringrazio per aver visto per aver visto questo video. Un bacio, un abbraccio a tutti, buona vita, e se vi è piaciuto ovviamente like e iscrizione al canale. Ciao a tutti, fratelli e sorelle, dal vostro amico Lollo. Ciao!